tutte le sfighe avute in campionato. Finalmente giustizia è stata fatta, finalmente li abbiamo sbattuti per come dovevamo batterli anche in campionato, soltanto che là non abbiamo segnato, qua invece segniamo anche, abbiamo pure segnato, abbiamo punto pure in contropiede nel secondo tempo e li abbiamo rimandati a casa e gli abbiamo anche messo il morale sotto i tacchetti intanto, perché adesso c'è anche un campionato da giocarsi ancora con loro. Ma intanto in Coppa Italia ci andiamo noi in finale dopo 11 lunghi anni, torniamo a giocare una finale di Coppa Italia e Milano è nerazzurra e lo stadio si colorerà di nerazzurro! Sì, il biscione nerazzurro! Sì, tra l'altro, primo gol in maglia nerazzurra di ta-n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 a
E adesso ci tengo a dire una cosa. Tralasciando il fatto che li abbiamo battuti, che meritavamo di vincere, tutte queste cose qua, delle cose sfigate che abbiamo avuto contro di loro le scorsi derby, ma questa è una cosa importantissima, ci tengo ancora di più a dirla. L'ho detto anche prima in live dal mio amico Monarca, dal mio fratello. Ragazzi, 11 anni che non andiamo in finale di Coppa Italia. Abbiamo avuto delle squadre di merda nel mezzo. I due anni scorsi avevamo uno squadrone più forte di questo, se li guardiamo e li paragoniamo, uno squadrone più forte. Non ci siamo andati, perdendo col Napoli di Gattuso e la Juve di Pirlo. Quest'anno abbiamo giocato contro la nostra rivale per lo scudetto in semifinale, doppia sfida, e ci siamo andati. Inzaghi è meglio di Conte, cazzo, è l'ennesima dimostrazione che Inzaghi è meglio di Conte. Poi oggi qualcosina di Inzaghi non mi è piaciuto, ma è meglio di Conte Inzaghi, con la squadra più scarsa in finale di campionato. Cosa volete ancora di più da Inzaghi? Cosa cazzo volete? Può migliorare, sì, ma è inutile che mi dite è meglio di Conte, è meglio di Conte. Intanto, ragazzi, in tre competizioni, perché ci metto anche la Supercoppa italiana, 3 ha fatto meglio di Conte. 3 due obiettivi raggiunti in finale di Coppa Italia, che Conte non c'è mai andato, e in campionato ce la stiamo giocando. Ragazzi, basta dirmi che Conte è meglio di Inzaghi, smettete di dirmi sta puttanata. Inzaghi è meglio di Conte e l'ha dimostrato pure stasera. L'ho criticato io a volte, certo, lo criticherò anche tra poco un pochino, ma Inzaghi è meglio di Conte, fine. Ve l'ho appena dimostrato qua. Smontatemi queste tesi, ditemi che Conte è migliore, poi io vi rispondo nei commenti, rispondo tutti io, per carità, tranne magari a chi mi insulta, ma rispondo e dopo portatemi le prove, ditemi che Conte è meglio di Inzaghi. Dopo, questi numeri alla mano, i numeri non mentono. La matematica non è un'opinione e i risultati neanche non sono un'opinione. Poi a me piace analizzare, si analizza, adesso analizziamo la partita. Allora, calmi che è difficile, è difficile. Ah, non ce la faccio a calmarmi, ragazzi, scusate. 3 Comunque, subito gol. Grande azione sulla destra. Darmian mette un grandissimo pallone dentro per Lautaro, che si stacca dai due difensori del Milan, che oggi hanno fatto ridere. Calulu e Tomori, che cazzo seo. E tira di destro, fortissimo, al volo, un gol alla Lautaro, angolato forte, il portiere non ci può mai arrivare, per quanto si sia slanciato bene, sia un ottimo portiere, Maignan non ci può arrivare. Grande gol di Lautaro Martinez. E poi, ragazzi, l'Inter che comunque controlla il Milan. Sì, qualche azione, ma niente di che nel primo tempo. Abbiamo visto qualche lancio lungo per Giroud, cercare Leao nell'uno contro uno. Ecco, hanno avuto quei due tiri, uno di Leao e uno di Kessié sul primo palo, ma niente di che, niente di così pericoloso, finché però non arriva quell'azione là, tutta confusa, perché c'è stato un momento del primo tempo in cui le squadre erano spaccate a metà. Azione da una parte, azione dall'altra, azione da una parte, il Milan, Perisic, che salvataggio sulla linea di Ivan Perisic. E poi, ragazzi, e adesso qua arrivo alla seconda questione. La prima era Conte Inzaghi, la seconda Correa. Chiedete scusa a Correa, chiedete scusa a Correa. Lancio di Brozovic che apre per Correa. Salta secco Tomori, lo umilia un'altra volta, perché per chi non si ricorda di quello che ha fatto la Lazio, umilia un'altra volta Tomori, lo salta e poi mette un pallone profondo sul movimento bellissimo di Lautaro, un pallone coi tempi giusti, nella posizione giusta Lautaro, che poi con lo scavino supera Maignan. Che cazzo ha fatto Correa? Ha fatto un partitone Correa. E voi mi dite che ancora che è scarso. Correa non è scarso, Correa è forte. Poi mi dite, ma Stan, tu hai criticato il suo arrivo. L'ho criticato perché io volevo un centravanti, ma Correa è forte, è un giocatore tecnico, e oggi ha dimostrato di essere forte. Chiedetegli scusa, ha fatto un assist al bacio per Lautaro. Chiedete scusa a Correa. Poi, secondo tempo,
Parte meglio l'Inter, però poi pian piano il Milan cresce, noi caliamo, si vede che i nostri centrocampisti non ce la fanno più, c'è anche un bastone stanco. Spesso il Milan mette il pallone dentro perché poi inizia ad attaccare con foga, entrano Brahim Diaz, Messias che portano più qualità e più dinamismo al centrocampo del Milan. Un centrocampo poi che, anzi, una squadra che gioca tanto però mettendo i giocatori in avanti, in area, facendo legna, buttando palloni dentro bastoni, spesso mi ricordo che la spizza di testa però male, molte volte male bastoni. E non la spizzava mai, non la buttava mai via in maniera decisiva. Stavamo sempre là a aspettare sta palla qua, che ogni volta che qualcuno arrivasse a spazzarla via. Quindi il Milan qualche occasione ce l'ha avuta. C'è stato il gol annullato, da annullare, ragazzi, perché là, parliamoci chiaro, il tiro avviene e quando avviene il tiro c'è il fuorigioco del giocatore là davanti. Adesso non mi ricordo più chi era, scusatemi. Forse era Tomori, no, non era Tomori, vabbè, non mi ricordo più. E oscura la visuale di Handanovic. Tant'è che Handanovic sta fermo, non, cioè, si trova là spiazzato perché c'è proprio quel movimento di quel giocatore che è in fuorigioco. E da regolamento è da annullare, ragazzi. Finita lì. Dopo si è perso tanto tempo e tutto quanto, ma lì l'arbitro ha fatto quello che doveva fare, ha annullato il gol. E poi, ragazzi, verso fine partita arriva il 3-0. Vidal entra. Sbaglia tutto, fa una cosa giusta però, che è nel gol, palla a Brozovic, Brozovic che serve Gosens, che taglia alla Gosens, sta tornando Robin Gosens. E oggi vorrei dire una cosa ai milanisti, avete visto due giocatori più forti di Teo su quella fascia, Perisic che ha umiliato Calabria e Gosens che entra e fa un gran gol, come stringe su quel palo Gosens. Da applausi. Kiboccio dell'Inter, Boccio Calhanoglu, non mi è piaciuto molto, sbagliato troppi appoggi. E Boccio Bastoni che non mi ha fatto impazzire, però Brozovic, ragazzi, anche lui avrà sbagliato qualcosina, ma in due gol è stato decisivo. Bene, poi gli altri tutti bene. Io, guardate, darò 8 a Lautaro che ha fatto un partitone, do 7 e mezzo a Correa perché ha portato tanta qualità. Mi sono piaciuti anche quelli entrati. Sanchez ha portato qualità, Dzeko bene. Quindi bene, 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 dai, sono contento di tutti quanti. Inzaghi, ragazzi, non rompetemi i coglioni, voto 7, ok? Che le sostituzioni non mi sono piaciute. Perché tu dovevi fare contropiede e hai messo due lentoni. E là hai sbagliato, Inzaghi. Poi, vabbè, Calhanoglu doveva uscire, non ce la faceva più. Metti Vidal. Gli altri sono tutti cambi tattici. Anche là, Perisic, Gosens, tutte cose scolastiche. Però potevi gestirlo un po' meglio. Magari mettevi Perisic, punta, mettevi Caicedo, no? Però, vabbè, non me ne frega un cazzo. Ti do 7. Sei arrivato in finale dopo 11 anni. Ti meriti un 7. E ce l'hai fatta con una squadra più debole del tuo predecessore. 7, 7, 7. E con questo vi saluto, iscrivetevi al mio canale YouTube se volete, mettete mi piace sempre, forza Inter, ciao!